Amici di Moto.it con la passione per le ruote tassellate sono qua da Triumph perché c'è esposta lei, la TF450 RC, la vera novità del mondo off-road 2025. RC è una sigla iconica, si riferisce a Ricky Carmichael che è stato pilastro fondamentale nello sviluppo di questo nuovo modello made in England. Prima di addentrarci però nella novità di questa moto che è il cuore pulsante, che è il nuovo 4.5, direi che squadra che vince non si cambia. Siamo rimasti subito colpiti dalle qualità della piccola TF250X, il video lo potete trovare sul nostro canale, e quindi Triumph, sapendo della bontà della piccola 2.5, sulla 4.5 ha riproposto lo stesso telaio con tutte le lavorazioni del caso per contenere il peso. Pensate che l'intera moto con il pieno di 7 litri ferma la bilancia circa a 108,6 kg, poco più di 100 kg a secco. Dopodiché troviamo sospensioni, quindi forcelle Kayaba da 48 e mono Kayaba con tripla regolazione, appositamente costruito per questa moto, piastre di sterzo ricavate dal pieno, così come il castelletto, il supporto manubrio bellissimo, impianti frenanti Brembo con pompe e pinze made in Italy, dischi Galfer e comando frizione Brembo. Chiaramente è in alluminio anche il forcellone, e a questo punto chiamerei in causa Mattia Dodi, responsabile off-road di Triumph Italia, per chiederti qualcosa di più su questo nuovo propulsore totalmente made by Triumph. Unità 450, 449 centimetri cubi, 95x63,4, quindi diciamo così misure già consolidate nella classe 450 per ottenere quel rapporto tra potenza di picco ed erogazione che è fondamentale per avere delle rilevanti questo tipo di cilindrata. Il motore presenta tante parti in comune con 250, più che altro tanti dettagli costruttivi che sono in comune, ad esempio la pompa dell'olio ispezionabile, unico nel settore, ha i condotti di aspirazione di scarico lavorati già di serie come per le 250, quindi anche questo tipo di lavorazione è unica nel settore, è un monoalbero, questo è stato fatto, questa scelta, per contenere gli ingombri e ridurre, come dicevi tu, il peso, quindi ottenere il miglior rapporto peso-potenza. Che infatti è piccolissimo, veramente. Che è, diciamo, la linea guida del progetto TF in toto. E poi in questa versione abbiamo anche tante altre novità. Pensa che addirittura abbiamo una mappa motore dedicata solo per la versione RC creata da Ricky Carmichael. Oltre a quello, su questa versione cosa troviamo di differente da quella che sarà poi, che vedremo arrivare probabilmente in Modelier 26, diciamo la 450 standard. Abbiamo, come vi ho già accennato, le piastre di sterzo, abbiamo un manubrio dedicato, abbiamo un paradisco anteriore, abbiamo il dispositivo per l'olcio, abbiamo il modulo wifi già integrato, quindi per poter cambiare le mappe con l'app sul telefono, abbiamo la sella con il grip ulteriore, fondamentale in sì, questo. Soprattutto con le strisce qua, perché il 4.5 di potenza ne ha tante, quando si esce dai canali generalmente bisogna sempre starci un po' appesi, esatto. Questo aiuta senz'altro. Grafiche dedicate, pneumatici Dunlop, DMX 34, quelli nuovi. Esattamente, quelli nuovi, e delle staffe di ancoraggio motore disegnate direttamente, sviluppate da Ricky Carmichael, quindi tante cose rispetto a quella che sarà poi la versione standard. Tra l'altro, altra chicca è il coperchio frizione fatto in collaborazione con Inson Racing, che all'occhio dell'appassionato è sempre una bella chicca che esatto. Fa piacere. Mattia, ti chiedo la disponibilità e il prezzo. Disponibilità è inizio febbraio 2025 e il prezzo è 12.295 franco concessionario. Per fortuna la proveremo presto, perché la curiosità è veramente tanta. State sintonizzati sul canale di Moto.it, perché davvero molto presto usciranno delle prove interessanti. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate qua sotto che cosa ne pensate di questa nuova novità made by Triumph per il mondo del motocross. Noi ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao! Ciao!